Se vuoi essere identificato come maschio alfa, devi mettere in atto il giusto linguaggio non verbale. Il maschio alfa è il maschio dominante, quello che in un gruppo attrae naturalmente istintivamente le femmine del gruppo. È molto importante essere identificati dalle donne come maschio alfa perché anche se è un retaggio del nostro sviluppo filogenetico, è comunque molto importante. E ci sono diverse strategie per essere identificati come maschi dominanti e non gregari. Ma il modo migliore, perché non richiede neanche delle spalle, è quello del linguaggio non verbale. Quindi utilizzare fondamentalmente una comunicazione non verbale che ti faccia percepire sicuro di te, che ti faccia trasudare, diciamo così, sicurezza. E qual è questo linguaggio non verbale? Beh, intanto quando parli con le persone, con le donne soprattutto, cerca sempre di mantenere il contatto oculare, eventualmente varia, diciamo, in questa zona il focus degli occhi. Anzi, conviene, se vuoi migliorare, diciamo così, rapidamente la capacità seduttiva, soprattutto di natura erotica, è utilizzare il cosiddetto sguardo triangolare, cioè passare da un occhio all'altro occhio e arrivare alla bocca. Quindi il triangolo è quello formato dai due occhi e dalla bocca. Questo, diciamo, muoverti del tuo focus oculare, puoi farlo in un senso orario, puoi farlo anche nell'altro senso, antiorario, genera subito una rapida empatia, diciamo, di natura erotica. Poi devi mantenere una gestualità non nevrotica, cioè non devi farti vedere iperagitato, persona che muove le mani in modo non armonioso, soprattutto non devi farti vedere incazzato e depresso, perché, o ansioso, diciamo, le persone che si fanno vedere irose, che si fanno vedere depresse, che si fanno vedere ansiose, passano subito vengono subito etichettate come maschi beta. Quindi, anche se tu sei ansioso, depresso o incazzato, non devi farlo vedere. Perché, e quindi devi imparare a recitare una parte. Guardati i film degli attori dominanti e cerca di imparare dal loro linguaggio non verbale, dal loro atteggiamento, la loro postura, il modo di guardare. Non importa che tu lo sia adesso, l'importante è che almeno fingi di esserlo, perché fingi oggi, fingi domani, dai comunque un messaggio fisiologico alla tua parte emotiva, perché la fisiologia, cioè il corpo, comunica e quindi se comunica un atteggiamento di sicurezza, piano piano acquisirai le capacità di sicurezza. Quindi questa è la chiave per venire, diciamo, la chiave del linguaggio non verbale per essere classificato come maschio alfa e quindi naturalmente seduttore. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao.